Buongiorno, benvenuti a questo video diretta oggi 28 agosto e sono tornato a Roma, vedete dietro ho le candele rosse come di consueto, anche perché stiamo preparandoci perché il 2 settembre andremo in onda con Quarta Repubblica su Rete 4 in prima serata, quindi non, mi raccomando non mancate perché abbiamo anticipato di una settimana proprio per questa crisi di governo che probabilmente, secondo quello che si legge oggi sui giornali, verrà risolta nelle prossime ore, se non addirittura oggi, con un incarico alla Visconte, cioè all'ex presidente del Consiglio. Sì, Alfredo, beccato in diretta. Ciao Camì, ciao Milko, vedo che Milko è tra di noi e buongiorno ad Antonella. Sì, ritorna Visconte. Oggi la partita, secondo tutti quanti i giornali, è su Di Maio, perché Di Maio, secondo il retroscena di tutti quanti i giornali, vorrebbe fare anche il vicepresidente del Consiglio e avere un ministero importante come il Ministero degli Interni. Qualche giornale invece dice che vorrebbe diventare ministro della difesa, che tutto sommato è un ministero piuttosto comodo, che non dà fastidio e che gli permetterebbe di continuare a fare politica nel Movimento 5 Stelle. Ma Di Maio invece, secondo un retroscena di soprattutto più buono di oggi, secondo me, è quello di Geremica sulla stampa, ma ce ne sono tanti altri. Di Maio non vorrebbe assolutamente mollare la vicepresidenza del Consiglio perché vorrebbe mostrare il peso del partito comunque di maggioranza del Parlamento, che è proprio quello di Di Maio, che è al 33%. E Zingaretti su questo avrebbe invece detto: no, non si può, ci deve essere una discontinuità. Già abbiamo sopportato Conte e la trattativa verrebbe fatta con Conte, che viene osannato da tutti quanti i giornali. Oggi forse la Boralevi scrive: il figlio di Conte viene mandato al G7 col papà, non c'è nessuno scandalo perché in realtà era in giacca e cravatta. Il figlio di Salvini viene messo sulla moto d'acqua e c'è un grande scandalo perché una cosa è il cafone e l'altra invece è soltanto di estate. Ieri centinaia di persone a attendere il figlio di Conte che compra un telefonino, e che telefonino compra, e chi lo accompagna, e la polizia che fa da scorta. Insomma, mi sembra di essere ritornati alla Prima Repubblica e Conte ne è il personaggio perfetto. Tra l'altro, io non riesco a capire oggi Polito, che leggo con una certa attenzione, su Corriere della Sera dice: si tratta di un governo di necessità. Ma come un governo di necessità? PD si fida di più di Conte che di Maio, e su questo ci può stare. E poi dice: un governo di necessità, meglio un governo che una campagna elettorale permanente. Ma la campagna elettorale non è permanente, ci sarebbe stata, avrebbero vinto probabilmente il centrodestra, se i sondaggi sono stati hanno qualche verosimiglianza, o avrebbero vinto gli altri, ma e dopo la campagna elettorale finisce perché governano. In questo caso non è una campagna elettorale permanente, non si può dire meglio un governo di necessità perché sennò dall'altra parte c'è il baratro, perché è ovvio che è sempre meglio un governo che il baratro, ma il baratro dall'altra parte non c'è, a meno che non si consideri un baratro il fatto che ci siano degli elettori che possono pensarla diversamente da Pulito e da tutti i riformisti italiani, cioè votare a centrodestra. Ma comunque, il punto fondamentale che poi mi diverte di questo Conte è che Conte Di Maio ha fatto, perché tutti contro Di Maio oggi, no? Di Maio però fa una battaglia, ve la ricordate, solo un paio di giorni fa, perché Zingaretti non voleva Conte, cioè la cosa fondamentale del Partito Democratico è che il Partito Democratico non voleva che ci fosse una continuità di questo governo con quello precedente e non volevano Conte. Poi, quando Di Maio fa la battaglia per Conte, Conte diventa la persona in un giorno, non in un mese, più affidabile del PD, e quindi il PD vuole Conte, ma non vuole Di Maio, che fino a 2 giorni prima aveva fatto la battaglia per lui. Va bene che la politica è tutto, però è una cosa incredibile e oggi i giornali fanno finta di nulla. Però vi devo dire la verità, che la cosa che oggi più mi ha appassionato sono due fake news, come le dicono quelli che parlano bene. Dov'è il cazzo di fact checker? Non c'è mai un fact checker di quelli che in genere se la prendono contro la destra, contro il Quarta Repubblica, contro no, noi che siamo diciamo dei poveracci. Un fact checker oggi potrebbe, ma non ci vorrebbe un grande fact checker, ci vorrebbe anche un banale fact checker, cioè uno che parli italiano. Bisognerebbe leggere il titolo, ve lo leggo, del Corriere della Sera. Due titoli del Corriere della Sera. Poi ritorniamo sulla polemica, sulla politica. Il primo titolo del Corriere della Sera è: in prevale chi chiede un governo. Sondaggione dell'Ipsos, prevale chi chiede un governo. Allora, tutti gli italiani vogliono un governo, quindi forse tutti questi sondaggi che vogliono dire andiamo a votare fino ad oggi erano delle minchiate, perché l'Ipsos finalmente ci dice che gli italiani vogliono un governo subito e non vogliono le elezioni.
Poi vai a leggere, prevale chi vuole un governo, titolo di Corriere della Sera, l'ho fatto un tweet pochi istanti fa, poi vai a leggere il sondaggio e nel sondaggio sapete che c'è scritto che il 21% degli italiani vuole, per quanto valgono i sondaggi ovviamente, però il titolo riguarda quei sondaggi, dice prevale gli italiani che vogliono un governo, che è un titolo un po' paraculo, poi vai a vedere il 21% degli italiani vuole il governo PD Movimento 5 Stelle, che sono un po' di PD ovviamente, un po' di Movimento 5 Stelle, quindi, e il 33% degli italiani vuole il voto, e quindi tu dici, tra il governo PD Movimento 5 Stelle e quelli che vogliono il voto, direi che ci sono molte più persone che vogliono il voto. Allora come ti spieghi questo titolo? Che nel sondaggio c'è il 21% che vuole PD Movimento 5 Stelle, 11% che vuole Lega e Movimento 5 Stelle come governo. Quindi sommando 21 e 11 c'è il 32% vuole un governo o Movimento 5 Stelle PD o Movimento 5 Stelle Lega, il vecchio irrealizzabile governo, ma il 33, comunque l'1% in più, vuole un nuovo andare alle elezioni. Sapete cosa succede? Che aggiungono a questo un altro 11% di italiani che vogliono un governo che faccia la finanziaria e che poi ci porti subito a votare. Quindi a casa mia questo titolo è falso. Gli italiani vogliono andare a votare secondo il loro sondaggio, vogliono andare a votare o subito o dopo un governo che faccia la finanziaria e poi ci permette di andare a votare. Questo vogliono gli italiani. Non vogliono Babbo Natale. Non vogliono quello che ha scritto il Corriere della Sera. Poi leggo il Sole 24 Ore. Meno 23% dello spread da quando si pensa che Conte diventi Presidente del Consiglio. Io la trovo fantastica. Com'è il titolo? Meno 23% dall'inizio della crisi. È falso. È falso. È vero che lo spread è diminuito. È vero che ieri è arrivato ai minimi del 2016 lo spread con il Bund tedesco, ma è falso che meno 23%, è una cazzata. L'8 agosto, il giorno in cui Salvini, lo scrive lo stesso Sole 24 Ore, quando apre la crisi di governo e dice andiamo alle elezioni, andiamo a votare, quando l'8 agosto Salvini fa questa dichiarazione, lo spread era 204, oggi è 184, a casa mia non è meno 23%, schizza a 240 quando c'è il pieno della crisi, ma sarebbe schizzato a 240 anche se la crisi l'avesse fatta Monti, l'avesse fatta Mattarella, l'avesse fatta Babbo Natale. Quando c'è una crisi c'è un momento di casino dello spread, ma tra il gran casino precedente e la situazione più o meno normalizzata oggi ballano 15 punti base, 20 punti base, 19 punti base, che sono esattamente l'andamento degli spread di tutto il mondo. L'Italia si adegua. Io non sto dicendo che viva spread oppure lo spread non conti nulla, ma usiamolo per favore in maniera corretta, tra 204 e 184, ma non basta. Oggi il tema fondamentale che vedrete che nei prossimi giorni ci sconfinfererà è quello che pone in una certa maniera Geremica in maniera chiara ma anche Sallusti, e cioè che questa alleanza piano piano non si sta trasformando come il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle, ma sta diventando Geremica come sulla stampa, come vero proprio alleanza politica che porti a un nuovo bipolarismo. Da una parte Movimento 5 Stelle e PD che si candidano insieme, anche la desistenza secondo il fatto potrebbe avvenire nelle prossime regionali, quindi avete capito cosa succede, cioè Movimento 5 Stelle e PD non stanno insieme come stavano Lega e Movimento 5 Stelle, che poi votavano le amministrative in maniera un po' ridicola, in maniera opposta. Qui ci sarebbe un accordo tra i due, anche politico, e allora Sallusti risponde, fondo del giornale, dice attenzione Salvini, perché qui rischi che se non ti accorgi che questi faranno l'accordo elettorale, che il tuo 35-36% è inferiore al loro 40%, perché sommati potrebbero fare il 40%, e allora sei minoranza nonostante un grande voto, quindi stai attento a fare, e questa è una cosa che ovviamente Sallusti dice da tempo insieme a Forza Italia, fate un'alleanza del centrodestra solida, perché in alternativa non siete in grado di combattere. L'ultima cosa che a me diverte molto è anche qua tutti quanti voi, Angelina, Gianni, voglio votare, andiamo al voto. Beh, molti dei nostri ascoltatori dicono che bisogna votare. Parla di correttezza del servitore, è un ossimoro, ma no, Emilia, ogni tanto il 24 ore è anche giusto, certo, i loro numeri ogni tanto vengono, diciamo, piegati, anche se sembra in maniera, ma tutti noi lo facciamo, che siamo un po' dei, come possiamo dire, beh, Toto Ministri. Sul Toto Ministri l'unica cosa che mi
diverte sono due pezzi. Signorini oggi sul giornale che dice che per la prima volta potrebbe arrivare al Ministero dell'Economia da 20 anni che non succede un politico, e dovrebbe essere questo Misiani, uomo di Visco, di Nenz, insomma quella parte politica a sinistra della sinistra. E l'altro pezzo, incredibile se fosse vero, è che potrebbe arrivare agli interni, non so se lo dice Repubblica che non ama più tanto questo governo, se è vero o non è vero, potrebbe arrivare al Ministero degli Interni il prefetto Morcone, che è una specie di accogliente antisovranista per eccellenza. Cioè, se lì ci metti Fiano, in realtà ci hai messo un moderato, se ci metti Morcone hai messo uno che va a mettere le bandierine sul Mediterraneo dicendo venite, venite qua in Italia perché ci pensiamo noi ad accogliervi tutti, risolviamo noi il problema. Non è la Boldrini, è più della Boldrini il Morcone, era prefetto mi sembra con Alfano, era quello che si arrabbiava con tutti noi giornalisti perché eravamo un po' troppo, diciamo, destri per lui. E poi dovrebbe esserci altre alternative, al Viminale potrebbe andare al posto di Morcone, secondo il Corriere della Sera invece Orlando, vicepresidente dovrebbe essere Franceschini, ma questo lo vedremo nelle prossime ore. E che altro ho visto? Beh, e poi ovviamente leggo un altro pezzo fantastico del Corriere della Sera, Giorgetti è la base della Lega, delusa. Poi vai a leggere il pezzo e c'è uno che vende le salamelle, dice certo sarà dura ora a fare l'opposizione, poi che sia delusa o non delusa non lo so, però tu ti immagini che c'è una specie di rivolta tra i leghisti contro Salvini. Poi vai a leggere questo pezzullo, in realtà non dice questo, ma ovviamente la tesi è: oggi questo governo fa bene allo spread, questo governo piace all'Europa, questo governo farà delle cose magnifiche. Tra l'altro oggi mi sembra che il Messaggero dica che questo governo toccherà quota 100, cioè la parte, diciamo, della manovra economica fatta dalla Lega, quindi la cancellerà, quindi questo sarà un governo fantastico, meno spread, più credibile, più con la pochette. Oggi in onore di Conte non mi sono manco messo la camicia. E dall'altra invece abbiamo Berlusconi, non conta più nulla, abbiamo Salvini sempre più isolato, sempre più la base che non lo vuole, che non conta nulla, e gli italiani nel frattempo non vogliono andare a votare ma vogliono questo governo. Questo è il quadro dei giornali italiani, la zuppa di Porro se li magna. Vi ricordo che il 2 settembre potete vedere in prima serata, e spero che sia per voi molto più chiaro quello che succederà il 1 settembre per tutti noi, Quarta Repubblica. Non mi abbandonate su Quarta Repubblica, vale quanto la nostra zuppa. Ciao.